un'esperienza politica che continua, ecco, mi è capitato di dire che abbiamo percorso 45 km, lo vogliamo fare in questo, non significa ignorare le criticità che ci sono, abbiamo un'immagine di interpretazione della città, ma caro inviolabile, la cultura del rispetto al genere umano, la fantasia ancora la pelle, la vita parlata, un altro modello, un esempio, noi ci interessa dare un contributo al cambiamento culturale di questa città, che come si è fatto, a me è toccato di procedere, che è una giunta politica, che si avvale ovviamente di personale tecnico, ma una giunta politica che è in continuità, ripeto, con l'esperienza precedente, che vede sostanzialmente un sorto di bilanciamento tra quattro nuovi assessori e quattro assessori dell'esperienza al tempo stesso il segno della continuità. Da questo punto di vista tutta continueranno ad essere squadra che vuole certamente usare per il suo impegno, che questa mattina insieme con lei abbiamo terminato per dare risposta a quell'emergenza attiva che sicuramente costituisce uno dei temi da affrontare, non in chiave essenziale, esattamente. Voglio dire grazie all'innovazione, che è sicuramente un tema strategico, ma anche sul versante terapeutico, continuato a lavorare con l'amministrazione comunale, sul versante presidenziale, il quale ovviamente darà tutto il suo sostegno all'assessore incaricato da mare, per forza, per la società, per la sua esperienza professionale, avrebbe in questo punto una particolare attenzione alla favorita, come sapete noi dobbiamo combattere, anche quella per la scelta politica. Che per continuare la politica di questa amministrazione. Quella a 5 anni di incarico assessoriale nel settore dell'autoconcetto che sono potersi per la collaborazione di parte. Lo stesso vale per il dottor Catania. L'amministrazione è quello degli ultimi giorni, quindi da questo punto di vista di essere in continuità con la nostra scelta precedente. Allo Stato non partecipazione alla giunta di consiglieri comunali, un campo politico che ha fatto diversa questo video Arcuri, il quale si occuperà di rigenerazione urbanistica ed urbana, sostanzialmente un modo per ricomprendere le competenze precedentemente svolte e quelle svolte dall'assessore Chigini. L'elenco minuzioso è molto lungo, la pubblici non attenzione con il decreto del condono, perché quello comunale applicato farà dentro il comitato portuale, quindi la mobilità e il turismo e soprattutto il posto opportuno rimanersi, oltre ovviamente per ragioni evidenti. Questo è, diciamo, il quadro complessivo della sottolineare la esigenza di darvi regia, per questa cabina di regia, dal dottor Fabio Giambrone di svolgere questa regia. Questo è il quadro complessivo del centro o accettando l'incarico di componente quindi ragioni amministrative che dovevano rinviare della giunta perché sarebbe stato un grave danno rispetto alla funzionalità e quindi seguire sempre in continuità con il precedente consiglio comunale segnalato, poi certamente qualche dissenso qualche di consentire a qualcuno sostanzialmente il tema di bilancio diciamo la giunta è stata nominata, quali sono ora le priorità per Palermo? Ma è chiaro che le priorità sono in stretta coerenza con le cose dette in campagna elettorale, con il programma presentato agli elettori che ha ricevuto uno straordinario consenso e questo consenso ovviamente è per me e per tutti noi motivo di grande responsabilità. A chi molto è dato molto viene chiesto, a noi molto è stato dato in termini di consenso e molto deve essere chiesto in termini di azione concreta. Ho parlato di 45 km già fatti nei 5 anni passati, dei 55 km da fare. Non c'è settore nel quale non vi sia qualcosa da fare. Non c'è settore nel quale non occorre completare il percorso già fatto, una cosa è certa, che l'impianto culturale e politico rimane esattamente quello, noi possiamo permetterci di dire che questa giunta è in continuità con la giunta precedente, mi sembra che sia questa la migliore garanzia rispetto ad alcune scelte che riguardano la cultura dell'accoglienza,
la natura pubblica di tutti i servizi locali che sono e rimangono pubblici, a cominciare ovviamente dall'acqua e dai rifiuti, ma comprendendo tutte le altre aziende partecipate, e soprattutto l'attenzione molto forte a chi non ha lavoro, a chi non ha casa, a chi non ha salute, e l'attenzione molto forte a chi produce, cultura, arte, a chi produce anche economia e sviluppo per sé e per gli altri. Ha sottolineato che è una giunta politica. Certamente, questa è una giunta politica che ha avuto il consenso politico e che continuerà secondo l'impostazione culturale e politica che non soltanto ha consentito a me di essere eletto sindaco, ma ha dato la maggioranza, e quella maggioranza è posta a garanzia di quella continuità politica amministrativa. Nuovi assessori soprattutto in quei settori di precedente. Si chiama innovazione. Innovazione non è quando cambi l'impostazione, innovazione è quando confermi un'impostazione e fai richiesta di nuove risorse e nuove energie.